Innovazione, ricerca, formazione, fare rete. Sono queste in sintesi le parole chiavi emerse nel corso della nona giornata dell'economia promossa dalla Camera di Commercio di Fermo. Un consueto appuntamento annuale che quest'anno l'ente camerale di Fermo ha voluto realizzare in due momenti giornalieri distinti. Giovani, futuro dell'economia e l'economia, futuro dei giovani. È stato questo il tema centrale del primo incontro tenutosi in mattinata presso la sala dei ritratti del Palazzo dei Priori. Protagonisti, insieme al presidente della Camera di Commercio Graziano Di Battista e al professor Enzo Rullani, esperto economista italiano, gli studenti dell'Istituto Carducci Galilei. La splendida mattinata con i giovani sta a dire che veramente è un'occasione persa quando manca questo dialogo, ma per la sua vivacità, per l'interesse che crea, ma soprattutto è indubbio che la comunicazione tra scuola e mondo dell'imprenditoria è fondamentale. Qual è il messaggio che da questa mattinata di confronto con i giovani, da un pomeriggio più istituzionale, emerge comunque nel territorio fermano, comunque in generale nell'economia nazionale? Beh, tutti ci interroghiamo sul futuro e il futuro sono i giovani naturalmente, e dal loro punto di vista questo futuro appare ormai segnato da tutta una serie di preoccupazioni piuttosto gravi. In questa giornata abbiamo cercato di reagire a questo senso che subisce un futuro fatto da altri, un futuro che non sembra così promettente come in fondo era qualche anno fa. E di dire, abbiamo cercato in questa mezza giornata come ci sono tante possibilità di investire la propria passione, investire il proprio tempo, investire le proprie energie per formare delle conoscenze che rendano originale il proprio lavoro. E accenno qualche passo con l'orchestra. C'è stato questo clima di comunicazione, di dialogo che ci rende molto soddisfatti. È molto bello quando i giovani possono avere l'opportunità, come in questo caso, di confrontarsi e anche di riflettere ad alta voce. Al cospetto delle più alte cariche istituzionali, civili e religiose locali, si è invece tenuto all'auditorio camerale il secondo appuntamento promosso dalla Camera di Commercio di Fermo. Un momento di confronto in cui, attraverso relazioni, dati e riflessioni, si è cercato di fotografare l'attuale stato di salute dell'economia fermana. Beh, diciamo che in moderata ripresa, con un moderato ottimismo, possiamo vedere il futuro in maniera positiva. Tuttavia queste sono giornate di riflessione su quello che succede, ma anche si vuole cercare di cogliere le dinamiche che porteranno da qua in avanti a fare delle scelte per l'economia del territorio. I nostri riflettori dovrebbero guardare a qualche altra cosa, cioè non questa domanda che pian piano lentamente risale, ma i problemi della competitività. Perché noi, è vero che abbiamo avuto una crisi grave a partire dal 2008, quando c'è stata la recessione mondiale, ma in realtà i problemi in questa regione, anche qui nel Fermano, esistevano anche prima. Cioè noi è dal 2000 che abbiamo un grande problema di competitività. Questo problema da cosa deriva? Deriva dal fatto che si è formato un mercato globale dopo la caduta del muro di Berlino, in cui sostanzialmente molte delle nostre produzioni sono sfidate da produttori low cost, a basso costo. Quando tu hai uno svantaggio di costo, il problema chiave di tutte le nostre industrie è riposizionarsi. Quindi bisogna abbandonare alcune produzioni e quindi anche abbandonare alcuni paesi, alcuni canali esportativi. Bisogna conquistare altre posizioni, conquistare altri paesi, altri clienti. Questa è una grandissima trasformazione. C'è da domandarsi se l'apparato di cui disponiamo, sia in termini di impresa, sia in termini di competenze, persone, cioè sia in termini di pubblica amministrazione, è adeguato a questa sfida. C'è tanta voglia di riprendersi, ma sicuramente la ripresa ancora non c'è. Lo dimostrano i dati, sia quelli sulla nascita e la morte delle aziende, sia quelli legati all'occupazione e soprattutto alla cassa integrazione. Ma tutto sommato lo dimostrano anche le percentuali di aziende che esportano, che rimangono abbastanza basse, sono intorno al 21%, in un momento in cui
Bisogna guadagnare quote di mercato ovviamente fuori dall'Italia, lo si fa con grande, grande fatica. Abbiamo quindi il dovere, come istituzioni, come sistema Marche, di creare quei presupposti anche fuori dai soliti schemi che possano in qualche modo ridare ossigeno alla crescita di questa regione. Insomma, la ripresa c'è e i segnali, seppur tiepidi, si vedono. Ma quali sono le prospettive e le strategie per il futuro? Per alcuni, la necessità di fare rete. C'è stata una crescita continua dei maggiori e più importanti indicatori, in particolare una crescita delle attività produttive, delle unità locali, una crescita anche della popolazione, grazie anche alla presenza degli immigrati che hanno fatto la differenza. Altro dato positivo è quello dell'aumento anche del reddito pro capite, quindi dati positivi che impongono comunque di andare avanti in questa direzione. Gli investimenti sulla città sono stati fatti tanti, ora dobbiamo continuare pensando alla qualità globale e anche a fare rete, sia come istituzioni ma anche come aziende private. Io insisto su un argomento, è un po' il mio argomento, la legalità nell'economia e l'economia nella legalità, che sono due concetti che sembrano simili ma con qualche differenziazione. Noi dobbiamo portare all'economia tutti agli stessi livelli, quindi tutti devono avere le stesse possibilità pagando le stesse tasse, quindi contrasto al lavoro irregolare, al lavoro nero, al lavoro sommerso, alla contraffazione. E in secondo luogo fare rete, ma fare rete, come io spesso dico, concretamente, con l'intento di lavorare insieme a un progetto comune, a un obiettivo comune. Il nostro territorio è stato attraversato da una crisi che è stata globale, che però ha saputo resistere e si intravedono, le vie per una ripresa che lo faccia diventare ancor più competitivo. Per fare questo è necessario innanzitutto investire in un progetto di rete di tutte le nostre imprese e soprattutto investire in altre opportunità che questo nostro territorio ci consegna. Per altri bisogna invece lavorare ed impegnarsi sul fronte del credito, vero ossigeno per il tessuto industriale locale fatto per lo più da piccole e medie imprese. Il principale problema degli artigiani in questo momento è la mancanza di liquidità, quindi una forte richiesta di accesso al credito agevolato. E questo è un problema molto sentito perché il credito in questo momento viene utilizzato dalle imprese artigiane che ne possono usufruire attraverso i consorsi fidi, attraverso le banche, per il consolidamento del debito acquisito in passato e non hanno le risorse necessarie per poter puntare sulla crescita, sull'innovazione, sulla ricerca. Il sistema bancario, secondo me, sta svolgendo appieno il suo ruolo perché non si sottrae alle difficili opere di ristrutturazione dei crediti nei confronti delle aziende ancora non uscite dalle difficoltà, ma soprattutto assicura a determinate condizioni anche non particolarmente gravose un sostegno finanziario all'espansione che questo momento di ripresa sta facendo registrare. Ma come è cambiata nel tempo l'economia locale? È cambiata un attimo la forma delle aziende. Dai dati che possiamo rilevare in Camera di Commercio si va più verso una costituzione di imprese, di capitali e non più di persone. Quindi la gente vuole rischiare meno perché oggi il futuro è sempre più precario, quindi non c'è più la certezza dell'avvenire, quindi non c'è più la sicurezza. E allora le ditte individuali, le ditte a carattere familiare, anche per quanto riguarda il settore del commercio e del terziario, che prima erano un po' il volano anche della nostra economia fermana, anche per questo settore, oggi si vanno sempre di più diversificando. Si è conclusa in un generale clima di ottimismo la nona giornata dell'economia, un proficuo incontro tra mondo istituzionale, economico, accademico e civile che il presidente della Camera di Commercio di Fermo, Graziano Di Battista, ha così sintetizzato.
Ma io, se devo fare una sintesi di questa giornata, a me piace una frase del professor Rulani, dove dice che il futuro non va solo programmato, ma va costruito giorno per giorno. D'altra parte è facile capire che cosa si intende. Noi sappiamo che gli eventi eccezionali, che erano uno, oggi ce n'è uno al giorno, e allora o noi ogni giorno costruiamo qualcosa di nuovo, oppure quello che abbiamo programmato salta, e allora non siamo più competitivi e non siamo più nel mercato.